Ben arrivati, come sapete non è l'ultima volta che vengo tra di voi quest'anno, a parte i miei concerti in aprile sarò qui anche per fare una conferenza in febbraio sul concerto di Alberto Mizrahi, il cantore Chazan ebraico sulla musica ebraica. Stasera volevo fare un argomento molto generale proprio sul tema di questa stagione, come nasce e come lo capisco, senza andare in troppi dettagli, anche perché non voglio rovinare le conferenze dei miei propri concerti, perché anche questi è anche il tema. Comincio anche con una spiegazione anche tutto sommato molto chiara. Il programma, mentre l'anno scorso, il mio primo anno come direttore artistico qui, il primo concerto con la nona di Beethoven aveva un legame, anche se un legame solo come un po' punto di riferimento spirituale e simbolico al tema della stagione. Il concerto domani, praticamente, io potrei forse volendo inventare qualche legame, ma la verità è che il legame non c'è. E questo anche perché in una stagione di 20 concerti non è tanto che non sia possibile, ma secondo me non è desiderabile avere tutti i concerti basati su un solo tema. Che uno quando si organizza una stagione bisogna pensare anche a varietà. È vero che la varietà di questo tipo di tema è superiore a tema l'anno scorso, era un tema storico basato su un anno, cioè l'abisso della guerra, gli anni, i momenti prima dello scoppiare della prima guerra. Quindi questo come repertorio normalmente sarebbe anche molto limitativo, mentre il repertorio del tema di quest'anno è enorme. Però comunque anche per motivi di artisti, voi forse sapete che più grande l'artista più difficile è di convincerlo di fare un programma determinante. Gli artisti più famosi sono quelli che hanno un programma e prendetelo o no, insomma, perché loro non hanno bisogno di venire qui o insomma. E sono le leggi del mercato, se vogliamo, è così. Ma a parte quello che mi sembra giusto avere i programmi anche qualche volta e fare in Italia un programma con l'Accademia Bizantina, che voi avete in Italia l'orgoglio di ospitare, di aver più che ospitato, di creato l'ambiente, secondo me, di musica tra virgolette antica, cioè musica barocca rinascimentale, secondo me a più alto livello del mondo, con Giardino Armonico, Accademia Bizantina e altri complessi di questo tipo, che hanno innanzitutto sollevato moltissimo il livello, perché ci sono complessi famosi che esistevano anche prima. E quindi mi sembrava molto giusto, appena possibile, invitare qui, credo che sono già stati qua anche nel passato, un gruppo e fare un programma tutto Vivaldi, tutto sommato per l'Italia mi sembra anche molto giusto, un programma anche molto interessante perché molto, molto variabile, poi con un grande solista come Mignola, cioè non è un programma che devo giustificare, però non ha niente a che fare col tema. E ci sono degli altri programmi anche, ma questo per dire che non parlerò del programma di domani, più che altro perché non ho la competenza di parlare di Vivaldi, non fa parte delle mie competenze, anche se io so improvvisare, se fossi costretto qualcosa potrei anche inventare, ma non in modo molto affidabile, non in modo degno della scuola normale, ecco. Dunque, l'idea, cioè il titolo generale di questa stagione sarebbe Musica e le seduzioni dell'esotico. La musica esotica, questo non sarebbe solo un aspetto. E come nasce? E nasce in un modo del tutto paradossale per me, voglio dire. E forse il punto di nascita è proprio l'anno scorso, quando feci qua la conferenza sulla Nona Sinfonia e quando parlavo della musica turca, cioè la marcia turca che lui introduce nel finale. E che Beethoven lo fa esplicitamente, secondo me, col desiderio di sottolineare questa idea della fratellanza universale, che persino i turchi sono i nostri fratelli e che devono appartenere a questa festa universale della gioia dell'umanità. Questo è un segno
molto, proprio anche di Beethoven, tipico, ma anche del momento storico dopo le guerre napoleoniche, eccetera, un senso di apertura mondiale verso tutta l'umanità, e che poi va benissimo anche con lo spirito del poema di Schiller, quindi tutto. Però al tempo stesso l'usanza della musica turca era ormai molto tradizionale, innanzitutto a Vienna, cioè abbiamo un esempio di Mozart che suonerò nei miei programmi, la famosa Rondò alla Turca, ma più famoso, più grande come opera, come esempio molto ampio, sarebbe il Ratto del Seraglio, che è tutto basato su questa idea di musica turca, che è tutta una serie di formule con coppiati e gran casso, il triangolo, e una musica un po' armonicamente monotono, un po' con goffaggine, un po' rozze, eccetera, eccetera. E tutte queste goffaggine e rozze, perché? Perché in un certo senso era un modo di esprimere la superiorità degli europei, dei vienesi in particolare, attraverso i grandi nemici storici, i turchi. Quindi, e questo è già un grande paradosso, c'era un grande gusto, c'era molto di moda in tutto il Settecento la musica turca, che si riconosceva subito per certi effetti armonici e per i piatti, eccetera, eccetera, in Mozart, in tantissimi altri casi. Ma non era un gesto di solidarietà o di amicizia o di amore o di apertura culturale, ma era un modo di ridere, o di prendere in giro, o di sentirsi superiore. E quindi già questo senso paradossale cominciava a interessarmi, a pungere un po' la mia curiosità. E poi ho pensato a un'altra citazione, purtroppo non c'è Corrada, perché in questo caso sicuramente avrebbe sollevato una discussione infinita alla fine. Difatti aspettavo, sperando che ci sarebbe, perché questo è roba per lei, ma non c'è. È una frase che viene da un fonte, come dire, più che losco, da un fonte nero, che innanzitutto per me, che sarebbe il malfamato giudaismo della musica di Richard Wagner, saggio di Wagner che scrisse sotto nome d'arte nel 50 e poi che fece ripubblicare dopo, Cosima fece ripubblicare per lui. È un articolo che ovviamente è stato anche sfruttato dopo con fini molto infelici. Lo scopo dell'articolo è certamente malvagio e razzista, questo a parte, ma il fatto è che un uomo intelligente, che anche purtroppo, non solo intelligente, geniale, che anche purtroppo razzista, con altri tanti problemi di carattere, non può scrivere un articolo che non contenga certe grandi verità, anche se sono verità forse non molto gradevoli, insomma, che ci sono certe verità che uno forse preferirebbe non sapere, però rimangono sempre verità. E lui dice una cosa molto interessante, dice che lui sta parlando di Mendelssohn e vuol dire, guarda, con Mendelssohn abbiamo un caso di una persona intelligentissima, coltissima, con una grandissima astuzia stilistica, culturale, che capisce benissimo le cose, un grandissimo talento, un orecchio favoloso, una facilità di scrittura meravigliosa, e ciò nonostante tutte queste qualità in altissimo livello, più il livello non c'è, non riesce mai, dice Wagner, a commuoverci al livello più profondo dell'essere, al livello che ci commuove, per esempio, Beethoven. Di Mendelssohn, che Wagner scrive su Mendelssohn, compositore Felix Mendelssohn, che, e lo dice, lo giustifica, perché Mendelssohn è ebreo, lui non tiene presente che sono ebreo anch'io, quindi probabilmente citare il giudaismo nella musica sarebbe più difficile per uno che non sia ebreo, in un certo senso, ma il fatto che io, ecco, quindi arrivo a solo. Dice che con tutta l'ammirazione per l'intelligenza, per il talento, per la facilità, per l'astuzia, per tutto, Mendelssohn non riesce mai. E dice Wagner che questo perché? Questo nasce
prescinde dal carattere stesso della musica, perché tra tutte le arti la musica esprime in modo inefferabile, inafferabile e inspiegabile e profondissimo il carattere di una cultura. Cioè il senso è che siccome la musica è l'arte astratta, l'arte, quindi è molto più facile imitare o trovare il modo di usare la lingua o la pittura o altre arti. Lui usa come punto di paragone Heine, che riesce comunque, nonostante fosse ebreo, Heine secondo lui riesce, non poteva non dirlo perché lui usa Heine come fonte del libretto di Olandese Volante, insomma, ma questa parte. Allora dice questa cosa, che la musica ha questo carattere talmente radicato nella cultura, nel senso di chi siamo, da dove veniamo, eccetera, eccetera, che è tra tutte le discipline artistiche quello che è un estraneo, e che per lui gli ebrei rimangono, e difatti più ancora, non solo rimangono estranei, si dimostrano estranei, che noi possiamo sapere che gli ebrei sono un elemento estraneo tra di noi, proprio perché anche un grande, non genio non avrebbe detto, ma un talento, un'intelligenza, eccetera, eccetera, come Mendelssohn, comunque non riesca mai ad andare a livello più profondo. Allora, e se questo è vero, invece, anche qui, allora questo significa che l'unico scopo degli esotismi nella musica è di mettere in evidenza la nostra superiorità vis-à-vis le altre culture, le altre tradizioni. Questo sicuramente, come avevo già pensato con la musica turca, è un elemento, ma poi pensandoci non è certamente l'unico elemento. Poi ho pensato, tornando a Wagner un attimo, ad un'altra citazione che sentiremo nel secondo concerto, che è un programma veramente straordinario, programma un po' chiave, devo dire, per il tema di quest'anno, il programma delle due ragazze, cioè pianoforte e voce. E nel testo, questo non è di Wagner, questo devo dire, il testo è di Mathilde von Wesendonck, sua amante, e forse troppo e troppo poco dire allo stesso tempo, ma la sua musa, diciamo, per Tristan, praticamente in questo periodo della sua vita, è che lei ha scritto questi poemi che Wagner poi musicò in privato, e che tre di quelli, lui anche ha esplicitamente messo sulla pagina, schizzi per Tristan, che lui stava, non aveva ancora cominciato proprio la composizione di Tristan, ma stava già parturando, cioè era già in momento di crescita spirituale e la sua immaginazione, la sua fantasia. E lei dice, proprio il terzo dei leader, delle canzoni, si chiama In Treibhaus, della sera, forse più bello, più riuscito in completo. E c'è una frase, dice, Unsere Heimat ist nicht hier. E parla della tristezza, che sono così belli, che hanno un profumo così fantastico, che sono così delirante, così. Però c'è una grande tristezza, un qualcosa di grande melanconia di questi fiori, che io, la persona che scrive il poema, riflette e si mette nei panni praticamente dei fiori, dice che unsere Heimat ist nicht hier, la nostra patria non è qua, cioè che questo non è la nostra patria. È questo che dà questo senso di sentirsi estraneo proprio dalla propria casa, cioè che io appartengo a un altro mondo, che sarebbe tematico per Tristan, per tutto il mondo di Tristan, che il vero mondo nostro è sempre una cosa al di là di quello che abbiamo, eccetera, eccetera. Quindi un argomento molto, magari faremo un altro anno. Bello fare Tristan un altro anno. Bisognerebbe convincere il teatro però anche di montarlo, più difficile. Però pensavo poi a questo, che se questo, anche questo sarebbe anche molto paradossale, da una parte l'elemento straniero è visto, l'elemento esotico, come negativo, come quasi spregevole, invece qui si dice che noi stessi sentiamo questo senso, anche quasi intrinseco, a livello molto profondo della natura, quasi a livello istintivo di essere fuori, non siamo a casa.
E questa melanconia, questo desiderio di trovare universale e fondamentale anche per questa musica, ma anche per tutto il corrente di musica occidentale. E poi pensavo sempre di più a quanto, a prima vista non sembrava che ci fosse tanto materiale, e poi pensando a partire Rinascimento, Barocco, tutti i periodi, ci sono opere d'arte, opere musicali importanti o meno importanti, che manifestano in molti modi diversi questo rapporto tra la cultura, la nostra cultura, e la cultura altrove, l'altra cultura, tra noi e loro. E prima di tutto, prima di cominciare proprio a cercare, a parlare proprio di delle varie manifestazioni di questo fenomeno, vorrei parlare un attimo di un elemento di cui ho parlato tante volte nel passato, ma secondo me che non se ne parla abbastanza, e quello è l'importanza del pubblico, della committenza, di chi paga. Cioè nessun compositore, neanche il compositore più rivoluzionario, più forse Charles Ives, forse, ma nessun artista, nessun, ovviamente pittore è peggio ancora, perché qualcuno deve vendere, ma nessuno lavora completamente sconnesso con il pubblico, con un certo pubblico, magari un pubblico molto limitato, magari un rapporto di antagonismo col pubblico, però anche questo è un rapporto. E quindi non è possibile non spiegare o non entrare in esplorare l'effetto del pubblico, o del gusto popolare, in tutto questo che riguarda le musiche esotiche, o la presenza esotica nella musica, perché anche quello è molto relativo. Cos'è il noi e il loro? Ovviamente in Europa noi è sempre stato, per la musica almeno, Germania, Italia e Francia, e basta. Cioè già la Spagna esotica. E già in un certo senso l'Italia, in un certo momento l'Italia diventa anche esotico, non per l'opera, ma per altri. L'Italia per i tedeschi è esotico in un senso molto complicato, entrerò anche in particolare, anche come il mondo del classico, il mondo, cioè quello che rimane di un mondo ormai sparito, un mondo che non c'è più, è un mondo con cui abbiamo rapporti fortissimi, ma sempre un po' di qualcosa che è fuori di noi. Cioè basta pensare un attimo al poema meraviglioso e molto molto famoso di Goethe, Mignonslied, che parla «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, in dunklem Laub die goldene Orange blühen?» «Conosci la terra dove fioriscono le arance, eccetera, eccetera?» È un inno all'Italia, ma un inno all'Italia come certamente un paese esotico, questo sì. Quindi però normalmente l'Italia fa parte, Germania e Francia sono un po' i cuori, anche per le tradizioni musicali strumentali erano così. Però anche questo dipende, per esempio se per un russo è diverso, e poi ci sono vari giochi, vari punti di vista che vedremo. Perché prima di tutto c'è anche la moda. In certi momenti della storia c'è stato nella moda, cioè nella cultura popolare, nella cultura forse non popolare esattamente, ma proprio di quelle persone che pagavano biglietti per andare in concerti, che pagavano i compositori per scrivere composizioni, la moda per questo esotico. E secondo me ci sono vari motivi perché questa moda entra in vigore. E uno probabilmente è quando arriva una nuova classe sociale che ha bisogno di affermarsi, che non si sente ancora molto sicuro di sé, e quindi ha bisogno di mettere questa distanza tra noi e quegli altri, perché questo noi è una cosa molto insicuro, ancora abbastanza delicato. E io innanzitutto penso a un periodo, questo si è ripetuto varie volte, ma innanzitutto penso anche a un altro momento, ma innanzitutto all'inizio della società Biedermeier e le società borghesi dopo
il periodo napoleonico, delle rivoluzioni, delle guerre in Europa, eccetera, eccetera, e arriva un po' la nuova borghesia, innanzitutto a Parigi, questo è una cultura, anche a Vienna, ma questo fenomeno particolare è a Parigi. E in questo momento a Parigi, anche in Inghilterra, c'è il gusto straordinario per tutto che è esotico, tutto che è lontano, tutto che ha il profumo del Medioevo, dei saraceni, delle cavalieri che andavano, partivano per chissà dove, non per caso, Delacroix o Géricault nella pittura, tutto il ratto di Salernopoli, tutte quelle cose, scene con lioni, scene con colori molto vivaci, eccetera, eccetera, tutto questo. Allora, questa ricerca verso l'esotico, verso sensazioni forti, nuove, insomma, non... E questo si riflette anche nella musica, ma si riflette nella musica in una situazione molto interessante, perché chi sono i compositori principali nella musica che riflettono questa situazione? Per cominciare direi Chopin, perché Chopin, uno dei motivi perché Chopin piaceva a Parigi era perché questo polacco che scriveva questa musica esplicitamente esotica, strana, polacca, con armonie, ritmi, colori nuovi, strani, e quindi questo per lui è, difatti, è stato una porta d'ingresso nella società parigina, proprio il fatto di essere polacco. Anche Liszt, tutto sommato, era ungherese quasi solo in nome in questo momento, perché lui a 6 anni è andato a vivere a Vienna per studiare, parlavano tedesco a casa, e lui poi dopo ha fatto scuola in Francia, ha scritto tutti i suoi articoli sempre in francese, non parlava ungherese, neanche quando è morto non aveva mai imparato ungherese. Però Liszt, che aveva un fiuto forse come nessuno nella storia per il gusto del pubblico e come anche approfittare il gusto del pubblico, adottò subito, già a 18-19 anni, tutto si abbigliava come ungheresi tradizionali, lo chiamavano sempre i giovani ungheresi, persino Chopin, quando lo conobbe un giorno storico alla fabbrica di pianoforte di Pleyel, Chopin scrive a suo amico che sono nella stanza accanto in un misto di gioia e di rabbia indescrittibile, perché ho appena conosciuto un ragazzo ungherese, un giovane ungherese che sta suonando i miei studi, e sono pieno di gioia perché non hanno mai suonato così bene, e sono pieno di rabbia e invidia perché li suona meglio di me, a prima vista poi. Ma quindi Liszt già aveva questo, e difatti li scrive le rapsodie ungherese, eccetera, eccetera. E già anche questo, pensando, riflettendo, mi ha molto incuriosito, perché in questo momento della vita, dal punto di vista del pubblico parigino, sono uguali. Liszt interessante perché ungherese, e scrive cose ungheresi che ci interessano. Ogni tanto scrive anche cose spagnole o altre cose con lo stesso gusto, cioè il gusto dell'esotico. E Chopin che scrive queste mazurche, queste polacche con questi colori, questo tutto folclorico, eccetera, ma da cose lontane, la Polonia, insomma. Poi anche politicamente di moda, perché c'era stata anche l'invasione russa in Polonia, quindi diventa un po' una causa celebre, i poveri polacchi, la caduta di Varsavia, eccetera, eccetera, che Chopin sapeva anche sfruttare benissimo. Una cosa bisogna dire, ci sono polacchi presenti? Non voglio offendere nessuno, ma devo dire che l'idea del povero Chopin che stai a Parigi piangendo ogni giorno della patria perduta, come questa vita amara di esilio, un po' come Dante, queste sono balle, insomma, era un esilio volontario, e lui preferiva la vita a Parigi a quella di Varsavia. Non è mai tornato in Polonia, ma poteva tornare ogni giorno, insomma, bastava. È vero che lui ha lasciato scadere il passaporto, quindi la scusa ufficiale diventa che non ho neanche più il passaporto, perché lei aveva lasciato scadere, poteva, nessuno di noi può viaggiare se lasciamo scadere il passaporto, basta rifarlo, insomma. No, ma Chopin amava molto questo atteggiamento di piangere la patria lontana da Parigi, anche perché a Parigi aveva trovato il pubblico giusto e aveva trovato proprio l'ambiente giusto per la sua arte. Però ecco la differenza: Chopin in questo primo periodo scriveva queste cose, sì, fino a un certo punto con lo scopo di piacere al pubblico parigino, a questi gusti dell'esotico, questo senza dubbio, ma anche con un desiderio profondo, come l'inizio del nazionalismo, una delle grandi correnti dell'Ottocento, di esprimere il proprio essere.
Quindi di fare quello che diceva Wagner. Wagner che dice che la musica viene in modo inafferrabile dal profondo essere di una persona, da generazione, da secoli di vivere in una certa cultura. Allora Chopin voleva esprimere proprio questa cosa, che per lui era la Polonia, anche se padre francese e tutto il resto, quanto vuole, ma lui lo faceva così, con questo desiderio, questo scopo, e piaceva ai francesi. Liszt, in questo momento della vita, lo faceva solo, cioè non credo, anche la musica. La musica di Chopin in questo periodo, la musica innanzitutto delle prime mazurche, è molto vicino alla musica folclorica, alla musica che Chopin avrebbe ascoltato da ragazzo nelle feste popolari. Mentre Liszt usava le melodie tradizionali degli zingari, ma quelli che avevano scritto esplicitamente per il turismo. Per il turismo praticamente già, quindi un livello completamente diverso. Quello che è interessante, curioso, paradossale se vogliamo, che durante le vite loro che cominciano così, si incrociano e vanno in due posti diversi, perché lo spirito, il desiderio di Chopin di esprimere l'essere polacco durante la vita diventa sempre meno intenso e sempre più astratto e meno legato alle tradizioni stesse e più ha un desiderio di esprimere non tanto la Polonia ma il suo rapporto con la Polonia, il suo rapporto con se stesso, cioè un'arte molto personale ma molto più astratta, mentre Liszt verso la fine della sua vita comincia a interessarsi molto alla musica folclorica vera ungherese e ha scritto i ritratti ungheresi, insomma un sacco di cose nell'ultimo periodo. Qualcuno che suonerò anche tra i miei programmi, qualcuno che ho suonato anche nel passato, che è musica che non è piaciuto a nessuno, difatti la maggior parte non è neanche stato pubblicato, che faceva perché lui aveva questo bisogno di esprimere l'identità, che gli è venuto solo dopo. Quindi tutto un rapporto molto complicato e questo trovo affascinante. Devo dire che tutto nell'arte che non è chiara, che è paradossale, che è piena di contraddizioni, mi piace, mi interessa. Perché così l'appetit vient en mangeant, come dicono i francesi, e mangiando si trovano tante cose. Poi, a parte il gusto del pubblico, qualche volta un aspetto importante sono gli eventi storici, cioè in un certo senso si poteva già dire questo, che il gusto della nuova borghesia in un certo senso è stato condizionato da questa nuova struttura sociale e economica che nasce dopo la sconfitta di Napoleone e dopo il periodo Biedermeier, eccetera, eccetera. Però io pensavo in questo senso di eventi molto più precisi. E questo, difatti, arrivo a... Quando io ho detto ad alcuni miei colleghi di questo progetto, di organizzare una stagione intorno alle seduzioni dell'esotico, tutti quanti hanno pensato subito a una cosa, e difatti è una delle cose principali di questa stagione, che è la scoperta alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in Europa, dell'Asia, dell'Africa e dell'America. E come questa scoperta abbia influenzato in modo straordinario, in tanti modi straordinari, la musica europea o certi compositori europei, quasi tutti, fino a un certo punto almeno. E quindi per esempio l'esposizione di Parigi nel 1876, che è stata la prima esposizione di questo tipo del mondo, che loro avevano organizzato per far vedere che dopo la sconfitta terribile contro la Germania e dopo la fame terribile che c'è stata poi dopo il fiasco del Commune e tutto questo, che avevano ristabilito l'ordine, pace, eccetera, c'è il Parigi di Haussmann che comincia a nascere, eccetera, eccetera, e hanno organizzato questa grande esposizione nella quale c'era anche, secondo me, per la prima volta pezzi importanti di arte asiatica, innanzitutto giapponese, perché c'era stata l'apertura del Giappone poco prima, cioè l'apertura che il Giappone per tre secoli era rimasto chiuso all'Occidente, una sola barca olandese all'anno poteva venire, altrimenti niente. Poi allora l'arte giapponese comincia a entrare in Europa e questa arte ha radicalmente
rivoluzionato innanzitutto all'inizio i pittori europei, francesi, innanzitutto gli impressionisti, che avevano già, il movimento aveva già cominciato, e loro vedono nell'arte, di quel poco che hanno visto in quella esposizione, dell'arte asiatica, giapponese, ma anche cinese, un po' il cuore di quello che loro già cercavano di fare, e quindi apriva un sacco di porte per loro, giustificava, insomma era un fonte di grande ispirazione, anche a livello molto più banale. Gilbert and Sullivan in Inghilterra, che scrivevano quelle operette che erano popolarissime e tuttora sono molto, secondo me, molto belle, hanno scritto Mikado, che fu un successo strepitosissimo proprio perché Gilbert, che scriveva i libretti, aveva visto in Inghilterra un'esposizione giapponese un po' gemellato con quella a Parigi, nella quale c'erano state donne giapponese in costume tradizionale, con servizio di tè tradizionale, spade, cioè quelle che facevano venire le battaglie rituali di spade, eccetera, che lui rimane assolutamente affascinato, e così nasce Mikado, che sarebbe una completamente tra Manet o Gauguin più che altro, e forse Mikado, c'è un abisso di, magari di qualità, ma come nel contesto è lo stesso. Ma però ci sono anche altri tipi di eventi che hanno avuto influenza enorme, proprio come uno è di cui abbiamo già parlato l'anno scorso, è la Prima Guerra Mondiale, in parte perché sembrava la fine dell'Europa, cioè il crollo di tutto quello che l'Europa era stato, quello che aveva rappresentato, dell'ordine, del successo infinito del gentiluomo con la nostra cultura, del fardello del bianco, per utilizzare un'espressione un po' lurida. Tutto questo mondo che avevano fatto, che avevano creato, sembrava assolutamente crollare, quindi è normale che cercavano oltre. E in questo caso era innanzitutto verso l'America, arriviamo. Un altro evento tutto sommato importante, che spiega anche altra musica, sono, e questo molto molto più antico, sono le conquiste coloniali, le conquiste, cioè la scoperta dell'America. La scoperta, poi non la scoperta, ma il mercato verso l'India, verso la Cina, verso i paesi arabi, eccetera, eccetera. Innanzitutto l'idea del colonialismo. Questo in Francia, che avremo un concerto dedicato proprio a questo in parte, in Francia nel 1600, all'inizio 1700, proprio al momento che c'è questa grande espansione coloniale, abbiamo les Indes galantes, le indiane galanti, cioè, e questo in parte forse perché c'era un vero interesse, ma non credo che, ma invece c'era un interesse di piacere a chi pagava per le composizioni, di far pensare a questi nuovi mondi, all'America, all'India, alla Cina, cioè con i nuovi mondi delle conquiste coloniali. Quindi questo ha un ruolo importantissimo. Poi invece c'è il doppio ruolo del nazionalismo, di questo ho già accennato parlando di Chopin e di Liszt, però quello vedremo in moltissimi quadri diversi proprio durante tutto l'Ottocento, perché l'Ottocento è il secolo dopo Napoleone aveva un pochettino svegliato il senso delle nazioni, cioè con questo desiderio di far crollare i vecchi imperi, anche se lui avrebbe forse sostituito i vecchi imperi con uno nuovo, ma alla fine aveva già così suscitato questa idea che non sono semplicemente un cittadino dell'Austria che parla ungherese, o che parla slovacco, che parla rumeno, o dell'impero russo che parla polacco, o che parla lituano, eccetera, eccetera, ma sono un sloveno, sono un moravo, sono, questo fa parte, e che ho bisogno o voglia di esprimere questo essere, e questo diventa importantissimo per la musica, ma è come elemento esotico perché ovviamente questa musica, se piace a un altro pubblico, piace proprio perché piace questo, il fatto di essere esotico, e quindi diventa, o qualche volta
compositori scrivevano musiche esotiche, non loro, per far riflettere anche la propria identità. Ci sono tanti esempi, ma Dvorak è quello più clamoroso, e parleremo di Dvorak quando parlerò del programma, ma forse non sapete, Dvorak è andato a vivere 3 anni negli Stati Uniti. 3 anni, sono tanti. A New York, era direttore di una scuola di musica, e poi gli anni durante i quali lui ha scritto i 3 capolavori assoluti del suo repertorio, cioè la Sinfonia del Nuovo Mondo, il Quartetto Americano e il Concerto Violoncello, che insomma sono le cose migliori di Dvorak, e che è scritto in America. E lì, tutto, ovviamente Dvorak è un compositore tra cui forse nessuno è più coinvolto dall'inizio alla fine della sua vita nel desiderio di esprimere il proprio essere, moravo, forse, no, è moravo, no, boemo, boemo, nella sua musica, il motivo perché anche quando Brahms l'aveva invitato di venire a vivere a Vienna, Brahms aveva detto che se lei viene a Vienna e porta tutta la famiglia, ci penso io a tutti i problemi economici, io ho una grande fortuna, lascio tutto a lei perché vorrei che lei garantisse una linea di musica, perché lui temeva molto Bruckner e tutto questo altro movimento che c'era anche a Vienna. E alla fine, ovviamente, Dvořák era molto lusingato, Dvořák aveva una venerazione infinita per Brahms, ma non accettò, e non, perché semplicemente non poteva andare a vivere a Vienna. Lui da boemo, da cittadino di Prago, poteva andare a vivere tranquillamente 3 anni a New York, ma non a Vienna. E questo proprio perché riflette questa situazione dell'esotico. New York, paese esotico, cioè il mondo lontano, diverso, tanto, lì poteva, abbracciava completamente, difatti faceva lunghe esplorazioni nella musica dei neri americani, eccetera, eccetera, trovando anche riflessi nella musica sua, nella musica boema, eccetera, eccetera. Ha fatto veramente un sacco, difatti è stato importantissimo per la storia della musica in America, importantissimo. La presenza di questi 3 anni di Dvorak a New York, e anche un'estate passata nell'Iowa, una piccola comunità chiusa, boema. Ma non poteva andare a vivere a Vienna, che trovo anche molto significativo più che altro, interessante e anche significativo. C'è anche il caso di un altro tipo di nazionalismo un po' alla rovescia, o interesse all'esotico in un altro senso del tutto, se vediamo un po' il caso di Busoni. Io di Busoni suonerò qua. Credo che in questa stagione le cose di Busoni sono solo nei miei programmi. Ma anche Busoni aveva un interesse enorme con l'America, ma un'altra America, non l'America del spiritual, della musica dei schiavi o degli ex schiavi che avevano creato quello che poi diventa il fondamento del jazz, di tutta la musica americana praticamente. Ma no, ma lui aveva, Busoni aveva questa passione per la musica degli indiani, di quelle che lui chiamava in un termine che oggi sarebbe assolutamente impossibile, per i rossi. Le pelle rosse delle steppe americane, li chiamavano, ma che trovava, lui trovava un po' in un spirito quasi di Rousseau, come questi selvaggi innocenti dove solo lì l'umanità avrebbe potuto trovare la vera purezza di anima, la vera purezza, e la loro musica no, non aveva avuto, non aveva subito tutte le contaminazioni insidiose della cultura. Quindi una ricerca verso l'esotico anche per trovare in se stesso la purezza. Perché proprio dopo la scoperta di queste musiche americane, che sono qualche volta un po' dubbiose, lui era stato per una lunga tournée in America dove rimase affascinato da indiani, e lui ha mandato una sua allieva a fare 2 anni di viaggi in tutti gli Stati Uniti, tutta l'America, a collezionare frammenti di musiche degli indigeni americani. Non bisogna più dire indiani, da noi non si può dire, perché non sono indiani. Per 5 secoli si sono fatti chiamare indiani semplicemente per un errore di Colombo, insomma è un po' è poi un errore solo di 10.000 km, poi non un errore, non una cosa minima, insomma. Però tuttora chiamiamo anche le isole Indie, tutto quello strano. Ma come voi chiamate Tacchino, per esempio, che vende, Dan, tutte quelle cose che hanno nomi di confusione
Fichi d'India, voi dite in italiano. Sì. Sono americani. È un cactus americano che è stato importato in Italia, in Sicilia all'inizio. Non ha niente a che fare con l'India. Ma India America diventa tutto un po' lo stesso, sì, sì, giusto. Esotico. Esattamente. Il pomodoro, che all'inizio si chiamava pomidoro, perché era una deformazione del francese pomme d'amour, cioè pomme, perché venivano considerate come afrodisiaci, e che io ho un libro di cucina pubblicato, stampato a Napoli nel 1858, quindi non tempo storico lontano, proprio al momento che comincia il risorgimento più o meno, che dice che come stravaganza provate di fare una purée di frutto americano, volgarmente chiamato pomidoro, a mangiare con la pasta, che non sono velenosi come dicono molti. E questo per far vedere che persino a Napoli nel 1858 il pomodoro era molto esotico. L'esotico ora invece sono, ma io sono sicuro che in Italia oggigiorno il 95% della popolazione è sicuro che i romani mangiavano già i pomodori. Sì, sì, sicuramente. Invece anche, e questo, molte cose che cominciano come questo gusto dell'esotico, ma questo fa parte di un periodo quando c'era la ricerca verso l'esotico. Ci sono sempre periodi di rintrinciamento, di richiusura, quando vogliamo solo le cose nostre e respingiamo tutto che viene da fuori, e poi altri momenti quando tutto che viene da fuori ci interessa, ci attira, perché questo gusto esotico. E questo anche un po' il tema, cioè si potrebbe dire che il pomidoro è un po' il tema della patata, un'altra, vaniglia, il caffè, il cioccolato, cosa mangiavamo prima? Ma le verze, tante verze, pane e verze, sì, però, sì. Però il cioccolato non adesso forse non piace. Però viene da lì sempre, cioè sono prodotti, sì, il caffè è lo stesso, il caffè migliore è quello italiano, ma non cresce mica in Italia. Sì, sì. Ma questo gusto dell'esotico c'era anche durante tutto, alla fine, perché Colombo voleva andare in America? Per le spezie, all'India. Sì, sì. Per le spezie. Magellano, poverino, che poi è stato massacrato, che ha fatto un viaggio che doveva durare 3 mesi, è durato 3 anni, è tornato una sola nave tra quelli che erano partiti, e quella nave alla fine è tornata solo con chiodi di garofano e pepe. E comunque, dopo 3 anni, tanto ritardo, una sola nave, tanti morti, assicurazione, hanno fatto un profitto enorme. Perché valevano tanto questi chiodi, queste noci di moscata, quelle cose lì, perché piacevano, perché erano esotico, piacevano anche perché copriva la marcia, ma questo è un altro, e conservavano, però piacevano anche perché avevano questa attrazione dell'esotico, che anche, e una delle cose di cui ho già parlato, che ho scritto qui, la via d'uscita in momenti di crisi. Quando, sì, l'esotico, questo ho detto durante la Prima Guerra Mondiale, in questi momenti quando sembra che tutto il mondo stia crollando, guardare verso fuori. Questo secondo me anche un pochettino è successo in tempi molto più recenti, che si guarda verso l'Oriente di nuovo, cioè per esempio, questo non in contesto tanto musicale, anche se riflette un contesto musicale. Per esempio Wagner, prendiamo Wagner, dopo il crollo delle rivoluzioni del 48-49, nelle quali lui aveva partecipato, era stato condannato a morte anche per la sua partecipazione nella rivoluzione a Dresda, una delle ultime in quel periodo, le speranze rivoluzionarie sono rimaste un paio di anni dopo, ma poi crollando lui guardava oltre, e ha scoperto poi il buddismo, Schopenhauer, tutte insomma, l'influenza di tante cose orientali, che perché proprio al momento quando sembra che tutte le cose a casa stiano crollando, sono impossibili, allora si guarda verso l'esotico. E poi c'è un ultimo aspetto, un aspetto che mette anche in evidenza un altro argomento del tutto, un argomento forse per un'altra stagione, che è quello del viaggio. Il viaggio, cioè che l'esotico come
un piccolo viaggio, la possibilità di andare a trovare il mondo, di visitare il mondo, di vedere il mondo, di trovare nuovi paesaggi e nuova musica. E questa idea del viaggio pellegrinaggio è innanzitutto, secondo me, una cosa dell'Ottocento, che non so quanto c'era prima. Forse sì, la conquista dell'America, ma questo innanzitutto era per motivi di soldi e di conversione, cioè o per convertire i poveri selvaggi o di, tra virgolette, per loro, insomma, per soldi. Mentre questo nasce anche un po' con Byron e con gli inglesi, innanzitutto, questa idea che l'artista in particolare è chi è sempre fuori, e questo riflette anche uno dei commenti che ho fatto all'inizio del discorso, quello del Wesendonck-Lieder, unsere Heimat ist nicht hier. Questo esprime un'idea, una concezione importantissima per l'arte in genere nell'Ottocento, che l'artista che dovrebbe esprimere nel modo più inafferrabile, come dice Wagner, più profondo, la cultura, la comunità, invece non appartiene a quella, non è mai a casa. Lui è chi è sempre fuori, chi è spinto sempre verso altre cose. E guarda, questa è un'immagine che forse nessuno come Schubert abbia reso, questo senso dell'artista che guarda l'umanità da fuori, che vediamo sia in Schönemühlungen che in Winterreise, quello in tantissime cose di Schubert. Questo senso che l'artista è chi forse capisce meglio, chi ama più disperatamente l'umanità, ma rimane sempre fuori. Poi argomento che poi prende in modo suo Thomas Mann, che diventa un leitmotiv quasi continuo in tutte le opere di Thomas Mann. Però tornando poi a Byron, questa idea che l'artista è chi non appartiene a nessun popolo, ma viaggia per il mondo, coglie esperienze, sente musica, vede paesaggi, vede cattedrali, eccetera, eccetera, o danze popolari, eccetera, e tutto questo diventa un po' il materiale per l'opera d'arte. Questo abbiamo visto in un modo molto preciso nei 3 anni di pellegrinaggio di Liszt, che è Liszt che prende proprio da Byron questa idea. Ma forse Liszt questa idea di Byron l'aveva adottato in modo così personale, proprio perché lui, ungherese, sempre esotico, sempre da fuori lui stesso, non aveva un senso molto forte di patria, di uomo, di Heimat, come dicono in tedesco, parola non facile tradurre. Difatti c'è un tedesco qui presente, qualcuno che, come si traduce veramente Heimat in italiano? Io ho detto patria, ma non è la stessa cosa. È la traduzione più corrente. Sì, perché patria avrebbe un senso anche politico, certo, secondo me, assolutamente. Mentre Heimat no. Heimat è, per esempio, se qualcuno è del Lucchese, di un villaggio del Lucchese, e viaggia per il mondo ma ha sempre nel cuore un senso terribilmente forte, una nostalgia fortissima proprio per i picci, non so di quello che sono di Siena, ma insomma per le cose proprio di casa sua, quello in tedesco è Heimat, ma quello non è patria. Com'è? Più casa. Sì, Heimat in questo senso, proprio di casa. Ma casa nel senso veramente sì, simbolico. Però secondo me, tornando ora alle seduzioni dell'esotico, i compositori hanno sempre, Busoni in particolare, diciamo, adoperato un po' questa idea di Byron, di Liszt, del viaggio, del pellegrinaggio dell'artista, e questo anche spesso approfittando del gusto del pubblico. Ma questo dipende, perché come dicevo prima, il pubblico cerca, ama, ha il gusto dell'esotico a momenti, non è una cosa continua. Sarebbe per esempio interessantissimo vedere, anche nell'opera lirica, guardare un po' un elenco di opere liriche da 1800 al 1900, o 1950 anche, vedere quali erano le opere più eseguite in quegli anni, e si vede che in certi anni saranno di argomenti sempre esotici, insomma, o sempre
tipo robe al diavolo o su argomenti di Walter Scott, su Medioevo, su cose, Luci di Lammermoor, su quelle cose che hanno sempre, o anche lo stesso Aida, anche se Aida c'era lo scopo molto, Verdi non è uno che subisce molto questo, l'ha fatto Aida perché c'era l'apertura del canale di Suez, ma però l'amore per Aida in gran parte è anche Puccini, per essere più proprio di casa qui a Lucca, insomma. O qui vicino a Lucca, insomma, questo senso di trovare nel ovviamente Puccini era stato all'esposizione di Parigi nel 1900 e quello ha avuto un'influenza anche su di lui, questo desiderio. Con l'esotismo ha avuto molta influenza. Sì, assolutamente, assolutamente. Ok, parlo un attimo ora su i programmi precisi che riflettono vari aspetti di questo argomento. Il primo è il secondo concerto, il Opaglio Ragazzo, pianista, e quello è un programma veramente, devo dire che ogni singolo pezzo ha manifesta un aspetto diverso. Per esempio di Debussy suona Pagode des Soirées d'Engrenade, uno che deve evocare la Cina e l'altro che deve evocare la Spagna, è sempre in modo molto particolare di Debussy. Loro fanno una conferenza loro stessi, lascio parlare loro in termini particolari. Sono simpaticissime, venite anche alla conferenza, sono veramente simpatiche. Anche il Wesen und Glieder, come ho detto, Wesen und Glieder, c'è questo senso che non abbiamo Heimat, non abbiamo casa e che tutto questo tutto è un po' esotico. Scheherazade di Ravel, non so quanto di voi conoscete, che comincia con questa Asie o l'Asilasia, questo senso proprio dell'intossicante profumo esotico del lontano che lui esprime in modo che è certamente ispirato dall'esposizione di Parigi. Poi Mio, il Soldato do Brasil, lì i compositori francesi che va come console culturale in Brasile, ispirato da musica brasiliana, che scrive questi pezzi. E poi Monsalvage, che è un compositore catalano, però che scrive musiche ispirate anche da canzoni americane, africane e americane, quindi molto, molto miste. Questo devo dire è un programma bellissimo. Andiamo avanti a Trio Carbonare, il clarinettista, e fanno anche loro innanzitutto un pezzo un po' chiave in un certo senso per l'America, per l'esotico, che sarebbe l'Histoire du Soldat, perché l'Histoire du Soldat è forse il primo pezzo europeo dove vediamo l'influenza del jazz americano, che poi sarà un'influenza molto importante. E quello è interessantissimo perché Stravinsky, quando ha scritto l'Histoire du Soldat, nel quale c'è un ragtime, c'è un tango, c'è un Charleston, anche se non lo dice esplicitamente, ci sono una serie di danze jazzistiche americane, non aveva sentito una nota di musica americana. Suo amico e collega, il direttore d'orchestra Ernest Ansermet, svizzero, aveva sentito un paio di concerti americani in Francia durante la guerra, e Stravinsky, che è un po' chiuso in Svizzera, e va a raccontarglielo e a descriverglielo. E da quello, quindi Stravinsky ha scritto anche altri pezzi di jazz, un grande ragtime, eccetera, senza mai aver sentito. E quindi un jazz un po' inventato, che tutto sommato qualche assomiglianza ce l'ha. Però è interessante più che forse il desiderio e cosa significa. Loro non fanno una conferenza, quindi posso dire che secondo me anche c'è, siccome il jazz nasce di un popolo oppresso, che erano stati schiavi, eccetera, eccetera, e una musica con una gioia finta, in parte, con una gioia vera, una gioia fisica di vivere, questo forte e vero nel jazz, però sotto sotto c'è anche la rabbia, è una musica di rabbia, in fondo, fondo, fondo. E quello, tutto sommato, un compositore europeo durante la Prima Guerra Mondiale, con il massacro di Versailles, tutti i giovani, insomma, tutto sommato, ci doveva essere una forte attrazione per questa musica che sembrava tutto distaccato, tutto ironico, tutto comico, però dove sotto sotto c'era anche questa rabbia. Quindi, secondo me, l'attrazione del jazz in Europa, durante e poi dopo la Prima Guerra Mondiale, si spiega anche per quello. Poi torniamo a un programma di cui ero proprio felicissimo, il programma di Natale, il concerto di Natale dell'Orchestra Toscana, dove c'è proprio da Nuovo Mondo di Dvorak,
che è un pezzo che, di quello che avete presente il tema famoso dell'adagio, di questa, sì, questo posso, siccome non ho suonato, questo famoso. Armonicamente è un po' diverso. Ma quello che è molto interessante, questo dovrebbe essere, forse è una canzone, un spiritual, si dice, una canzone religiosa afroamericana. Invece io da ragazzo in America ho imparato che questa era una canzone folklorica boema. E quindi esotico è sempre una parola interessante, perché sì, no, difatti non sono per niente sicuro che questo sia veramente americano, ma lui pensava, e questa è la cosa importante, Dvorak pensava, e qui, per anche il resto della sinfonia, a parte che un capolavoro. Qui poi nel concerto del Trio di Parma abbiamo ancora l'America, però anche lì un'America molto complicata, sia con Kagel, ma innanzitutto con Copland, con Vitebsk. Perché qui abbiamo l'americano che cerca le sue origini, perché noi americani siamo, a parte gli indigeni, siamo tutti di altrove, non abbiamo Heimat, se vogliamo, come Wesendonck. E quindi Copland è un ebreo russo di origine, Vitebsk è la cittadina, il ghetto di cui veniva la sua famiglia. Quindi una musica russa ebrea, con forti echi di klezmer, eccetera, eccetera, anche per quello, però al tempo stesso molto americano, cioè con un accento molto, molto americano, quindi questo doppio esotico, se vogliamo, che troviamo anche in Kagel, nell'altro compositore argentino. A quello arrivo. Il programma di Brunello e Uri Kane, che è un programma molto interessante, dove Brunello suonerà suite di Bach per violoncello solo e Uri Kane suonerà improvvisazioni americane jazzistiche su i suite di Bach. Abbiamo un po' l'Europa e il riflesso dell'Europa, e che riflette anche ancora l'attrazione del jazz in parte, secondo me, è che il jazz ha il profumo di un altro mondo, di un mondo diverso. Poi abbiamo un'opera, cioè non è proprio un'opera, ma una sera operistica di opere del 600, inizio 700, la rinascita di Osiride, si dice, l'esotismo, Osiride, l'esotismo e l'Oriente dell'Europa barocca, una serie di perché lì c'è una varietà straordinaria, secondo me, che nasce dal desiderio di esprimere un po' la potenza coloniale, però c'è con un modo molto particolare di esprimere, di manifestare l'esotico, quello è un modo molto barocco. Poi c'è il programma The Voice of a People, la voce di un popolo, il programma su cui farò una conferenza, quindi ne parlo molto poco stasera, il 24 febbraio, che viene il Hazan, il cantore ebraico, Alberto Mizrahi, Avraham Mizrahi, che ho conosciuto in Israele, che canta al Musikverein, ha fatto quest'anno un disco con la Vienna Filarmonica, di un pezzo nuovo di Penderecki su Kaddish, su una preghiera ebraica, ma lui è un vero Hazan. Io non volevo prendere solo qualcuno che canta questo repertorio, ma lui ha la sua sinagoga a Chicago, e lui, infatti era complicatissimo averlo qua, perché ci vogliono, a parte i problemi di cibo kasher e tutto il resto, ma, e lui fa un misto. Si voleva anche fare qualcosa di italiano, vabbè, ma perché lì ne parleremo nell'occasione, ma ovviamente in un certo senso, come dice Wagner, dice Wagner con spirito malvagio e razzista, però rimane vero che per voi in Europa, in questo caso posso dire per voi, noi ebrei siamo sempre stati esotici, se vogliamo, un popolo da fuori, un altro popolo. E invece la nostra musica, che è una musica esotica per voi, è una musica che ha preso da tutti, dagli arabi, dagli spagnoli, ovviamente dai polacchi, dai russi, da tutti i paesi dove abbiamo vissuto, però sempre condizionato, modellato, condizionato, influenzato da molti criteri che sono proprio nostri, anche che hanno
motivazioni originali anche religiose, per esempio il divieto di musica strumentale che ha avuto un... perché dopo la distruzione del Tempio la musica strumentale è stata vietata, almeno in sinagoga, quindi per molto tempo aveva, anche per la Chiesa cattolica, per la Chiesa cristiana era così all'inizio, non c'era musica strumentale perché... È strano perché ci sono tante descrizioni di strumenti nella Bibbia, sì, tantissime, anche nel Vecchio Testamento, tantissime, però non c'era. Sì, bene. Allora dice, e poi abbiamo anche un caso completamente diverso nel prossimo programma del giovane pianista russo Denis Kozhukhin, vincitore del concorso a Bruxelles, che fa un gran pezzo di bravura di Balakirev Islamè. E che nel mondo di oggi, con questa la minaccia islamica, diciamo, di vedere una visione molto più piacevole e benigna del mondo islamico, in questo pezzo è scritto da un arci nazionalista russo, cioè che infatti lui scrive questo pezzo come un da esotico a scrivere un altro esotismo, insomma, no, pezzo molto famoso per pianoforte. Poi ci sono i miei concerti, poi c'è il programma di Emanuele Acciulli, un pianista italiano che stranamente è un grande esperto della musica americana e della vera musica americana, cioè anche della musica, lui va sulle riserve a sentire la musica degli indigeni composti da loro, e lui fa anche lì un accoppiamento molto interessante, perché Bartok in Freien, all'aria aperta di Bartok, un capolavoro forse per pianoforte di Bartok, dove forse meglio di qualsiasi altro pezzo unisce correnti espressionisti con correnti molto nazionalisti, cioè l'espressione del popolo, dell'essere ungherese, e che lui accoppia con Carl Ruggles e John Adams, due compositori americani con due modi molto diversi di esprimere l'essere americano, quindi un po' un accoppiamento di esotico nazionalismo, diciamo. E poi l'ultimo concerto dell'ORT, cioè abbiamo un esempio classico di Byron, dell'artista in viaggio, che sarebbe la Scozzese di Mendelssohn, che Mendelssohn da ragazzo fa questi viaggi in Scozia. Scozia era il paese romantico, perché il paese anche delle leggende del medioevale, sai, di un popolo un po' sparito, di tanti miti, eccetera, e lui fa questo viaggio molto romantico a 17-18 anni, e i ricordi di questo viaggio sono la fonte di tante cose belle di sue, in particolare questa Sinfonia Scozzese. Però anche in certi, ci sono ovviamente tanti altri concerti, a parte quello di domani sera, per esempio c'è il concerto che facciamo collegato con la mostra su Modigliani. Quando comincia questa mostra? Ha già cominciato? No? Ha già cominciato? L'avete visto? No, entusiasmo? Non entusiasmo? Ok. Entusiasmo no, il programma è bellissimo. Questo, sono rimasto molto contento di questo programma del pianista israeliano David Grolshammer, che ha fatto un accoppiamento tra Modigliani e il poeta Apollinaire, che è morto nella prima guerra in Francia, che erano grandi, grandi amici, erano veramente compagni, e che, però pensandoci, proprio oggi, Modigliani, questa sua, tutta la sua immagine, questa sua, è molto orientaleggiante con le figure così, secondo me, Modigliani anche viene visto come uno che ha subito in modo molto personale le lezioni dell'esposizione di Parigi nel 1900 e tutto questo arrivo anche di l'arrivo dell'Africa che influenzò subito dopo Picasso per le Demoiselles d'Avignon e il cubismo, eccetera. Quindi secondo me c'è un forte corrente dell'esotico in Modigliani. E poi ci sono programmi come del Quartetto Belcea, che ha avuto l'altro giorno un successo strepitosissimo a Carnegie Hall a New York, quindi sono molto contento di averli avuto subito, perché ormai il cachet andrà alle stelle. Cioè l'arte di fare il direttore artistico e di prendere le persone che poi diventano famose nel frattempo. Ecco che, allora, il pubblico ha saputo che sono famosi, allora accorre, ma non erano famosi quando sono stati scritturati, quindi non costano ancora tantissimo. Questa è l'arte.
Allora, basta, ho finito. Conferenza molto strana per me perché non ci sono state illustrazioni. Io devo dire che mi rimpiange il cuore che non ci sia Corrado, perché sicuramente mi avrebbe fatto una domanda terrificante, ma se c'è qualcuno di voi che vorrebbe commentare o chiedere qualcosa sarei molto molto felice. Sì, ma forse bisogna prendere col microfono? Sì? Un'informazione, no, scusi, magari me lo, glielo dà? Scusi un attimo. E poi rimani in giro. No, vabbè, un'informazione. No. Scusi, dica. Ha detto che ci sono altri concerti legati alla morte di Modigliani. No, noi facciamo un concerto. È collegato con la mostra di Modigliani. No, è scritto esplicitamente. Ah, c'è scritto. Sì, il 20 gennaio David Grahl, samba pianoforte, Angelo Di Genio, voce recitante. Sì, è tutta musica scritta a Parigi nel periodo dove lavorava e viveva Modigliani, con poemi collegati, diciamo, letture di poemi collegati di Apollinaire, che era un grande amico e compagno di Modigliani. Sì, quindi, sì, a proposito di Wagner e dell'antisemitismo di Wagner, io ricordo che quando lei ha tenuto la lezione l'anno scorso, mi pare... Due anni fa, su Wagner, sì. Su Wagner, mi pare che a una mia domanda su questo argomento, lei aveva qualificato l'antisemitismo di Wagner come più legato a una certa critica sul modo di esprimersi dei compositori ebrei in generale, che non a un antisemitismo, diciamo, classico, che pare emergere da quello che lei ha detto questa sera. Ecco, volevo che chiarisse un po' questo aspetto. Ok, direi che l'antisemitismo di Wagner abbia fonti varie, diversi. Quello personale, questo senso personale che ha spinto Wagner a scrivere quando solo altre persone pensavano o parlavano o facevano nella vita privata, erano innanzitutto... a parte lui aveva questa mania di scrivere tutto comunque, sulle esperienze che aveva avuto a Parigi. Innanzitutto i suoi rapporti complicatissimi con Meyerbeer e i suoi sentimenti verso Meyerbeer, che considera Meyerbeer, che era un tedesco ebreo che aveva anche cambiato nome e lingua e tutto per andare a fare una serie di trionfi a Parigi, trionfi che all'inizio Wagner voleva imitare e poi a un certo punto ha cominciato a disprezzare. Bisogna dire che anche Chopin ha avuto cioè Chopin arriva a Parigi, va a vedere Robert le Diable e anche lui rimase affascinato, eccetera, eccetera, e tutto. Invece 10 anni dopo torna a vedere un'altra opera di Meyerbeer e dice: come è possibile che io possa essere stato così idiota di aver apprezzato robaccia, cioè così grossolano, popolare, vuoto, eccetera. La verità è un po' di mezzo, insomma, non è così. Meyerbeer è forse da rivalutare, certamente non da me, ma se ci sono grandi compositori d'opera che non amo, perché mai amerei Meyerbeer? Ma sicuramente il rapporto di Wagner con Meyerbeer e con Mendelssohn, anche essendo della stessa città, eccetera, eccetera, sarà stato anche un fattore forse molto personale. Un altro fattore, nell'epoca quando Wagner scrisse questo articolo terribile, questo saggio, Il giudaismo nella musica, e fa parte del antisemitismo classico non popolare, ma intellettuale, nella prima parte innanzitutto dell'Ottocento, basato su fattori economici. L'ebreo come commerciante,
l'ebreo come banchiere, l'ebreo come uomo di soldi, che era solo vero in Germania. Cioè questo è un antisemitismo che veramente nasce in Germania, dove gli ebrei erano stati, non dimentichiamo che nel 1850, quando Wagner scrisse questo articolo, in Italia ancora c'erano paesi dove c'erano ancora i ghetti. A Casamoferrato, a Mortara, vicino a Bologna, c'erano ancora alle 6 di sera, chiudevano le cose e gli ebrei vivevano dentro. Quindi, mentre la Germania c'era stata la liberazione completa degli ebrei, avevano tutti i diritti sociali, eccetera. Quindi c'era una grande mescolanza sociale in tutti i paesi tedeschi, anche in Austria. E quindi, in quelle parti, nell'Austria tedesca, non nell'Austria dell'Est. Quindi questa è una visione molto tedesca, cioè, perché gli ebrei si erano messi spesso nel mondo del commercio e avevano fatto anche molto successo. C'era il Rothschild innanzitutto. Allora c'era un antisemitismo tradizionale basato un po' su questo corrente. Ho detto che Wagner non aveva, cioè l'antisemitismo di razza, di sangue non c'era e non credo che ci fosse mai. Quello è una cosa, non sono d'accordo come tutti quanti, già da Parsifal qualcuno dice che, non credo, è un po' assurdo dirlo, ma molti degli amici più intimi di Wagner erano sempre stati ebrei, e sono sempre stati ebrei fino alla fine della sua vita, che non giustifica, io non sono qui per giustificare o per perdonare Wagner minimamente, posso solo dire, ripetere una cosa che ho detto 2 anni fa, quando ho detto che io condivido pienamente quello che ha detto, che nel mondo, ahimè, ci sono molti antisemiti e razzisti, molte persone che hanno tradito gli amici, che hanno fatto l'amore con le mogli dei mecenati, di persone che aiutavano, che sono stati disonesti e senza scrupoli negli affari e con i soldi, che sono stati egoisti, ma uno solo ha scritto Tristan. E bisogna anche ripetere, forse ancora una volta, che Wagner è morto 50 anni prima della nascita del nazismo. E che io, per quanto Wagner fosse come uomo odioso e come il giudaismo della musica è un articolo, un saggio odioso, credo che tutto il capitolo nazista e quello che hanno fatto sarebbe stato tale quale, anche se lui non l'avesse vissuto. Sì, e beh, questo secondo me è anche fondamentale, cioè non è colpa sua. E questa è un'altra cosa che dico, anche un saggio fetente come il giudaismo della musica contiene certe cose veramente interessanti o almeno che ci danno da pensare, come questa sua valutazione di Mendelssohn. Se lui avesse detto Mendelssohn, che si vede che è un sporco ebreo, non sa fare niente, senza qualità, come dicevano i nazisti, insomma. Ma no, dice che si vede un uomo più intelligente, più colto, con più talento, con più facilità, con più astuzia, con più tutto, ma comunque, e non sono convinto che non abbia ragione. Il suo ragionamento è completamente falso, è sbagliato. E innanzitutto le sue... I risultati, cioè le sue conseguenze, perché per lui significa che l'ebreo è estraneo e non può scrivere la nostra musica all'altissimo livello, invece semplicemente sarebbe dire che lui comincia a dire che tutto sommato vivevano in ghetti fino a 50 anni fa o fino a 70 anni fa quando lui ha scritto l'articolo, e col passare del tempo difatti le cose si sono dimostrate così, anche se Mahler e Schoenberg si sentivano sempre come uomini da fuori e tutti e due si sono convertiti perché, per cercare di in qualche modo inserirsi nella società, è in vano in tutti e due i casi, completamente in vano. Sì, Mendelssohn è il padre che si era convertito e avevano anche inventato un altro cognome, questo Bartholdy. Anche questo è stato completamente in vano, cioè Mendelssohn è considerato come un compositore, e Mendelssohn poi che ha scritto tutta questa musica ispirata dalla Chiesa Riforma, dalla Riforma, da inni di Luther, eccetera, eccetera, tutto, ma non ha cambiato niente, Mendelssohn era considerato sempre come compositore ebreo, e nessuno l'ha mai, cioè, questo è un po', è un'altra, che magari ne parleremo per il concerto ebreo, però della cosa di Wagner, sai che in certi
non bisogna neanche citare il giudaismo della musica, però il giudaismo della musica contiene certe cose. Il problema di Wagner è che era molto bravo nell'osservare, molto bravo nell'osservare, nel guardare in giro e di vedere le cose come sono. Era pessimo nel interpretare. Ha capito? Sì. Si può anche dire, penso, che il rimprovero che Wagner muoveva ai musicisti ebrei, cioè di non esprimere l'anima del popolo ebreo o della nazione ebrea, non può avere un fondamento, visto che gli ebrei della diaspora per forza hanno assorbito le culture di tutto il mondo. Sì, ma lui, sì, difatti, la mancanza di nazione, difatti, c'è anche di mezzo Liszt, anche di questo avevo parlato, che Liszt aveva scritto questo libro sulla musica ungherese, nel quale lui esprime, cioè, questo anche negli anni 50, nel quale dice che la vera musica ungherese è la musica degli zingari. E invece nel 76, quando l'Ungheria acquista l'autonomia, questo articolo diventa anatema, si dice, sì. Perché difatti Liszt è odiato da tutti i suoi colleghi ungheresi, perché loro detestavano gli zingari. Beh, quello che un altro aspetto di questo povero libro, povero Liszt, che faceva tutto con buone intenzioni, che in questo libro, in un'edizione, una quinta edizione, c'era un capitolo nuovo aggiunto nel quale dice che quello che dimostra che gli ebrei non sono popoli europei, che non hanno una musica loro, cioè che non hanno una musica loro, quindi non è un vero popolo europeo, e che non c'è spazio per loro in Europa praticamente. E che è terribile, perché non l'ha scritto la principessa Wittgenstein, sua compagna, che l'ha scritto, l'ha firmato Franz Liszt e l'ha fatto pubblicare. E difatti c'è un episodio sgradevole di Wagner, che quando ha visto questa cosa con Cosima, pare che cadeva per terra nelle risate, dicendo che ora gli ebrei detesteranno più tuo padre che me, e meno antisemita del mondo. Che Liszt non era per niente antisemita. Sì. Magari facciamo passare. Sì, un'ultima cosa piccola sull'antisemitismo di Wagner. Io so che circolava all'epoca una storia, una storiella anche un po' di bassa lega, secondo la quale Wagner era figlio in realtà di un attore ebreo che si chiamava Anton Geyer. Geyer, sì, sì. E che infatti veniva chiamato, come dice anche Nietzsche nel caso Wagner, dai suoi nemici, giocando sulla sua amicizia precedente con Meyerbeer, Geyerbeer. Allora io mi chiedo, quello che c'è nel giudaismo della musica, no? Che insomma è un saggio così riprovevole per tanti aspetti, non potrebbe anche essere dovuto al fatto che Wagner, nel tentativo di crearsi un'identità, che è il suo sforzo maggiore, perché lui veniva da un contesto familiare insomma un po' ambiguo, non aveva fatto studi regolari, cioè la sua fatica è proprio quella sempre di integrarsi, diciamo, crei di sé un mito identitario dal quale resta escluso il giudaismo, nel quale comunque lui, con il quale in qualche modo era collegato per queste dicerie e anche per ragioni appunto che anche lo stesso Nietzsche spiega abbastanza diffusamente nel caso Wagner, di appunto vicinanza ai suoi amici, le sue amicizie. Ecco, appunto mi chiedevo se non fosse più che altro un tentativo di escludere questo aspetto gettando fango. Sì, è comunque molto paradossale e complicato, perché Wagner stesso nella sua autobiografia, che non è per niente cioè è autobiografia ma è anche finzione, è lui che praticamente, senza dirlo esplicitamente, propone l'idea che suo vero padre fosse questo Geyer e che Geyer fosse ebreo. Non è lui che lo dice questo, ma questo lo dicevano tutti, perché Geyer sarebbe un cognome, no, ma perché gli ebrei non avevano cognomi, gli unici veri cognomi ebraici sono quelli di lingua ebraiche. Ma Mizrahi, il nome del Hasan, che viene quello il cognome, perché significa este, sì, orientale, o Cohen, o Levi, o quei cognomi. Altrimenti, per esempio, Schoenberg
è un cognome ebraico tipicamente però è tedesco, è il mio cognome di famiglia Scheinberg, perché spesso gli ebrei hanno preso cognomi, di tradizione non, gli ebrei non avevano, non abbiamo cognomi, e hanno preso solo dopo l'emancipazione, e quindi spesso hanno preso dal mestiere o dal luogo, dalla città, come qui in Italia anche, cioè, sì, dalla, sì, giusto, e sì, Schönberg perché c'era un Belmonte, anche in Italia, credo che Belmonte probabilmente sia un cognome ebreo. Così come Adler, infatti Nietzsche dice Gaia, che vuol dire avvoltoio, un avvoltoio è già quasi un'aquila. Sì, 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 giusto, perché Gaia è un altro tipo di uccello, sì, giusto. Quindi è strano, perché è vero, io credo che Wagner voleva respingere le sue proprie paure che lui fosse almeno metà ebreo, e che Wagner anche, non dimentichiamo che Wagner è uno tipicamente, che questo sentimento che con cui ho cominciato la serata, unsere Heimat ist nicht hier, lui aveva fortissimo questo senso, forse in un certo senso più ancora di Schubert, perché Wagner è vero che faceva inni alla Germania, alla cultura tedesca, ai tedeschi, ha scritto quel articolo veramente infame contro la Francia, una capitolazione durante la guerra con la Prussia e Francia, prussofrancesi, eccetera, eccetera. Però Wagner non stava mai bene in Germania e partiva con ogni scusa. Infatti gli ultimi anni della sua vita, quando poteva, proprio quando finalmente aveva veramente la casa, i mezzi, tutto per stare in Germania, non vedeva l'ora per andare in Italia, passare sempre tempi più lunghi in Italia, e difatti è morto anche in Italia. Credo che Wagner, questo desiderio quasi folle di amare la Germania, le cose tedesche, la cultura tedesca, va in parte dal fatto che lui si sentisse molto poco tedesco. E anche questo forse riflette anche questa cosa. Non a caso anche gli eroi, insomma, dei suoi melodrammi, sì, sono tutti dei senza patria, cioè sì, nessuno, sì, di loro ha una dimora. Sì, 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 e infatti lui, e si vede anche questo, che lui per esempio si identifica, questo è difficile dire, è molto difficile dire in un certo senso perché non si può dimostrare, ma secondo me chi ascolta il Ring per esempio sente molto più simpatia dalla parte di Wagner con un personaggio come Siegmund, che sarebbe tipicamente ebreo, l'uomo da fuori, l'uomo che non appartiene, che ovunque vada è sempre stona con la società, che non con altre persone che sono più della società. E questo quindi riflette anche, e anche quando Wagner dipinge personaggi di questo tipo in termini negativi, in un certo senso, rimangono comunque personaggi di grande simpatia. Kundry, se in tutto Wagner c'è un personaggio che esplicitamente deve essere ebrea, è Kundry, anche come tutto il fatto di aver riso a Cristo quando stava sulla croce, e tutta questa... Però Kundry è un personaggio che noi amiamo. Cioè, credo che chi guarda Parsifal, Kundry è molto simpatica, cioè ha un sacco di problemi, però noi amiamo Kundry. Beckmesser no, ma Beckmesser secondo me non è mai stato, sono quelli dopo che hanno, Beckmesser, l'idea di Beckmesser viene Beckmesser è dentro la società, per Wagner l'ebreo è l'uomo che è fuori che cerca di inserirsi, insidiarsi nella società. Come Meyerbeer, esattamente, sarebbe Meyerbeer, un fuori, un estraneo, un tedesco che non è neanche tedesco, che cambia il nome in italiano e va a vivere in Francia, scrive le opere in francese, cioè tutto, quello per lui è l'ebreo. Invece Beckmesser è il cittadino principale della città, quindi non è da fuori, è dentro, e difatti il Maestricatore, quello che è dipinto come marcio è proprio dentro, sono i Meistersinger, quindi è complicato, Wagner è pieno di contraddizioni, per fortuna. Altro, abbiamo finito. Benissimo, ci vediamo domani. Grazie.